Buonasera amici di FootItalia.it, io sono John, rieccoci con l'appuntamento settimanale con il Team of the Week questa settimana, Team of the Week 25. Prima però di andare a vedere il Team of the Week andiamo a vedere che cosa è stato rilasciato questa sera. Eccolo qui, siamo sulla nostra pagina Facebook ufficiale, UCL Moments SBC Kurzawa per, diciamo, ricordare la sua tripletta in Champions ai danni dell'Anderlecht 2 anni fa. Gli hanno rilasciato questa carta, non il top sicuramente come terzino, ma utilissimo in chiave ibridazione per Neymar, perché fa un po' il lavoro sporco, quello che fa sulla destra, la casette, scusa, l'ala, ovviamente, come terzino. Lui si posiziona a sinistra, alle spalle di Neymar, molto probabilmente, in tutte le rose che lo andranno ad ibridare. Dà la chiave di ibridazione quindi per un giocatore importantissimo. Sarà una sfida che verrà fatta. Andiamoci a guardare il giocatore. Ha delle statistiche abbastanza interessanti, anche se è più un terzino di spinta che non un terzino difensivo. Infatti basta vedere work rate alto in attacco, basso in difesa, le statistiche di passaggio, comunque posizionamento, finalizzazione addirittura sono veramente alte, anche perché lui quella sera fece una tripletta, quindi l'hanno fatto già abbastanza offensivo, già di base offensivo, poi memore di quella serata l'hanno fatto ancora più offensivo. Sicuramente è una carta però che con uno stile intesa come sentinella, dove sta? Eccolo, può comunque dire la sua. E poi, visto in chiave ibridazione Neymar, sicuramente in tanti lo faranno, completeranno questa sfida. La sfida costa circa 200k, poco più, sì, 200k. È composta da tre sottosfide, per così dire. La classica sfida che richiede 11 giocatori rari e non di Champions, quindi UCL. E altre due che sono un po' più interessanti per quello che ci riguarda, i nostri per quello che riguarda i nostri investimenti. Una che richiede giocatori del Paris Saint-Germain, uno è un in forma con valutazione 80, intesa valutazione 84, scusate, intesa 80. L'altra invece un giocatore francese con valutazione 86 e intesa 80. Quindi delle sfide che vanno un po' a toccare quelli che sono stati gli investimenti che abbiamo fatto nelle scorse giornate, nella scorsa settimana. L'avete visto sicuramente, il crash c'è stato per tutto quello che è arrivato con i pacchi doppi, insomma, una promo non promo, se possiamo chiamarla così, c'è cioè una promo senza un evento che la accompagnasse. Infatti abbiamo assistito solo a uno spacchettamento massivo con un crollo dei prezzi allucinante. L'avete visto sull'index 100, siamo passati praticamente da un index altissimo 79 a un index sotto i 50, 48. E comunque una promo che ha spinto il mercato in giù, ci ha dato la possibilità di acquistare. Adesso aspettiamo il rialzo del mercato, e questa sfida di Kurzawa sicuramente ci dà una mano in questa chiave. Però credo non sia sufficiente. Andiamo a vedere il Team of the Week. Team of the Week numero 25, eccolo qua. È un Team of the Week abbastanza buono. C'ha un sacco di giocatori di valore proprio in termini di crediti e di overall alto, anche se non ha dei veri e propri top mostri tipo Messi o Ronaldo, ma degli ottimi giocatori comunque di buon valore. Capita secondo me nel momento sbagliato, perché gli account sono abbastanza vuoti di crediti, la gente piena si è riempita le tasche con gli investimenti nella scorsa settimana, quindi non so in quanti avranno la forza e la voglia di investire in questo Team of the Week. Comunque andiamolo a guardare su Footbin. La fascia di overall alto, come abbiamo detto, è molto consistente. Lewandowski, Lukaku, Donnarumma, Quagliarella, Piqué, per parlare proprio di overall, Fekir, Van Dijk ovviamente, overall 91, Mkhitaryan, una serie di giocatori che comunque di valore medio sono consistenti. E una fascia intermedia, diciamo,
medio-bassa, composta da Aranguiz, Char, Stuani, Morata, e poi la classica fascia scarto con gli 81 e gli under 81. Ne sono 8. Io però questa settimana veramente considererei forse solo questi 4 qui, proprio per un discorso di ibridabilità. Perché dico questo? Perché in primis perché sicuramente questo team of the week verrà spacchettato da chi ha fatto la top 100, quindi ci sarà una buona quantità di carte sul mercato, un po' quello che era successo giovedì, perché c'era Messi e tutti quelli che si erano conservati il pacco dal team of the week 23 l'hanno spacchettato sul team of the week 24, perché il team of the week 23 era troppo scarno di campioni. Questa volta secondo me tutti i top 100 e comunque tutti quelli che hanno fatto il fuori classe andranno a aprire il pacco con gli inform, quindi avremo una buona quantità dei giocatori per l'investimento. Mancano i crediti, mancano i posti. Personalmente, gli investimenti a questo di Modwick li consiglio solo veramente a chi è ritardatari, non ha, chi non ha investito nella scorsa settimana con il calo dei prezzi che avete che vi ho fatto vedere prima. E sinceramente non vedo altri motivi di investimento pesante e massivo su questo team of the week, perché se voi come me avete già pesantemente investito nel team of the week 24 coprendo le categorie sia diciamo scarto che quelle intermedie, per esempio andiamoci a prendere un attimo il team of the week 24 per ricordare gli investimenti, i vari Mandi, Mena, Vermeer, Palua, Grifo, Sancho, Antonio, per overall ibridabilità, Potm Bundes, Potm Premier, i discorsi sugli 85, Tarkowski, Subasic, Castigliejo, sicuramente l'avrete fatti anche voi, Deulofeu, Milik, cioè veramente era un team of the week composto da tantissimi giocatori, Izzo, Jovetic, quindi su questo team of the week sicuramente avrete investito anche voi. Non vale la pena, secondo me, forzare troppo su questo team of the week per andare a coprire categorie che già avete coperto nella settimana scorsa. E quindi un Aranguiz, per esempio, o uno Char, legati ai Potm di Premier e di Bundes, io non li andrei mai a prendere a questi prezzi, ma nemmeno a 22k se già nella settimana scorsa vi siete coperti con per esempio gli 82 di Sancho e Antonio, che comunque l'avrete sicuramente comprati a prezzi ridicoli. Ovviamente poi uno Char a 20k lo andiamo a prendere, ma non credo arriverà con il Potm alle porte, arriverà a queste soglie di prezzo. Quindi qual è il discorso per chi vuole investire su questo New Money Week? Ovviamente di puntare agli 81 che sono in panchina, dando la priorità ai due di Bundes, che comunque hanno una chiave di investimento e di rientro già dalla prossima settimana, dovrebbe arrivare il Potm di Bundes. Oggi sono stati tra l'altro nominati i giocatori, ve li faccio vedere, vi faccio vedere che comunque non sono chissà poi di quale caratura, per così dire. Eccoli qua, cioè nel caso migliore avremo un Brent o un Roussillon con ipotesi di prezzi veramente bassi, costi di sfida veramente bassi. Quindi forzare troppo per coprire un Potm di Bundes che sicuramente non sarà il top, non ne vale la pena. Certo, degli 81 come Zuber e Kostic presi intorno ai 12k sicuramente possono servire, e quindi è quello il prezzo di investimento, 12, 12,5, è quello il prezzo a cui dovremo andare a sniperare questi giocatori per poi andare a rivenderle a cavallo della soglia dei 20k, quindi 19,5, 21 per chi vuole azzardare un po' di più. Questi sono gli investimenti principali di questo team of the week. Seguono ovviamente il francese già per un discorso di ibridabilità con Kurzawa, cioè di inserimento nella sfida di Kurzawa, ibridabilità per i requisiti che la sfida di Kurzawa richiede. E secondo me questo giocatore è già 12k e mezzo, domani mattina a prezzo di scarto si riuscirà a prendere. Io qualche copia di questo giocatore lo andò a prendere, Tite, Tote, non so la pronuncia. Andrò a prendere questo giocatore per poi provare a rivenderla tra i 17 e 18k, accontentandomi di 5-6k a carta. Vargas lo metto un passo indietro perché non è come campionato e nazionalità, sia uno strongling, ma è nella Liga di Maior, quindi non è il massimo. Se proprio non avete investito e siete scoperti e siete con tanti crediti da dover investire, ovviamente includete anche lui qualche copia di questo giocatore a scarto, non si butta via mai niente, prenderete anche lui.
In ordine però di priorità io metterei prima di Vargas ovviamente Van Persie, perché è un giocatore che comunque ha uno strong link per il campionato, è un overall 82, utilizzabile 0 perché comunque non serve, ha avuto una flashback ma sicuramente era superiore e non ha senso utilizzare questa carta. Però per le sfide può essere utile, anche perché di olandesi if ce ne sono stati tanti, anche di overall 82, quindi il discorso di abilità per inserimento in sfide è valido per questo giocatore. Prezzo di acquisto consigliato intorno ai 13-14k, ma 14 già è forse un azzardo, perché comunque gli 82 me li sono già presi nella scorsa settimana ed erano più interessanti. Comunque 14k massimo si può provare a prendere questo giocatore, da rivendere intorno ai 22, 21, 22k. Io proverò sinceramente a 13,5 massimo, non voglio forzare ulteriormente, anche perché vedete Xbox è più basso, quindi 13,5 sarei contento di questa carta. Poi tutto il restante, tutti questi altri giocatori non li prenderò sinceramente in considerazione perché ho già tante carte a prezzo di scarto e non mi vado a riempire di altre carte a prezzo di scarto. L'unica chiave di investimento per questi giocatori potrebbe essere relativa a quella voce che comunque continua a ripetersi già da qualche settimana di Team of the Week garantito, e questo forse questo Team of the Week potrebbe essere il Team of the Week che accoglie il Team of the Week, la sfida del Team of the Week garantito. Io non credo, perché ci sono troppe carte di investimento, troppe carte di overall intermedio, di fascia intermedia che vanno già di per sé a coprire il costo di una sfida, ed è troppo esigua invece la fascia, diciamo, di scarto, che sono solitamente quelle carte che vi vengono date con più frequenza quando uno fa una sfida ciclabile. Ci sono troppe carte che invece vanno a coprire o a già dare guadagno su una sfida, tipo vedete Fekir, Quagliarella, Lewandowski, Lukaku, Piqué, Van Dijk, Donnarumma, Mkhitaryan, sono tutte carte che coprono, Sigurdsson, tutte carte che coprono già l'eventuale costo di una sfida del Team of the Week garantito. Quindi è difficile, direi diciamo 45% no, forse no, 45% sì, 55% no, quindi mi sono più sbilanciato sul no per questa sfida, proprio mi voglio mantenere comunque una percentuale, diciamo, di rischio alta, perché comunque gli esports non si sa che cosa fa. L'abbiamo visto la settimana scorsa, l'evento è arrivato senza, cioè questa promo è arrivata senza un evento vero e proprio, ci hanno proposto un 2x1 senza alcun tipo di evento associato, senza sfide che andassero a mantenere alto il mercato, quindi il rischio di qualche sorpresa c'è sempre, quindi non possiamo dire certamente ci sarà o certamente non ci sarà. Io propendo più per il no, però se voi non avete if a scarto vi dovete coprire assolutamente, e quindi tutti questi if li andrete a sniperare. Se proprio avete tanti crediti, fate un passo anche su questi, un passaggio su questi overall, diciamo 78 e under, per coprire la categoria degli inform, perché poi sapete bene che è una sfida che richiede comunque gli inform, tutti gli inform di qualsiasi overall vanno bene, si riescono comunque ad ibridare e vanno intorno poi ai 12, 13, 14k. Quindi se questi domani li prendete a scarto e siete veramente con 700-800k da dover investire sugli inform, li potete prendere in considerazione. Ma quella è l'unica eventualità che io metto a considerazione per un investimento del genere. Il resto assolutamente no. Non vi consiglio invece di andare a comprare 83-84, perché veramente potreste ritrovarvi con carte che poi, perché lì per fare poi massivamente guadagno dovreste comprarne tante, quindi lì è un rischio se non è troppo grande. Se avete già investito nella scorsa settimana, veramente le carte, le categorie NIF erano bassissime. Quindi spero le abbiate comprate dagli 84 a salire. Io ho consigliato molto gli 86, gli 85, gli 87, che stanno già leggermente riprendendo qualche cap, ma poca roba, insomma. Spero che il POTM ci dia una mano, affiancato a Kurzawa e magari un'altra SBC flashback. Speriamo. Perché queste carte devono tornare su e dobbiamo risvuotare le pile e reincassare i crediti che abbiamo investito. Quindi è importante. Allora, per questo appuntamento è tutto. Io vi invito questa sera a venirci a seguire in live sul nostro canale Twitch per la live serale del mercoledì. Saremo in live circa dalle 23, 22:30, 22:30, non lo so
comunque a cavallo della Champions. E andremo a parlare degli investimenti, delle possibilità effettive del Team Week e di tanto altro. Quindi vi invito stasera a venire in live con noi. Ci ritroviamo sul canale Twitch per questo appuntamento del Team Week 25. È tutto. Ciao ragazzi.